Allora, ragazzi, arrivato a destinazione. Ci ho messo un po' di olio perché erano un po' troppo acidulose. Il pesce sta cuocendo. Non ho ancora visto se le orate mi guardano male, perché le orate di solito mi guardano male a me. No, aspetta, mi sono spiaggiata un attimo. Ho scoperto chi era il telefonatore e chi vi avevo detto io. Chiedo cortesemente di non essere più importunata, grazie. Salatina e poi le orate che guardano male. Ah, le pesche col vino che vi dicevo prima. Sono sfinita, ragazzi. Ovviamente. Allora, la settimana scorsa cercavo la canzone quella lì della Vodafone, adesso sarei capace di uccidere qualsiasi posto dove la trasmettono. Quella da 0 a 100, da 0 a 100. Oh! Cioè sarei capace di perpetrare un omicidio, da tanto sta martellando nel cervello, siete d'accordo, ragazzi? Siete d'accordo? No, assaggiamo. Un appetito. Telefono. Basta, basta. Basta. Ma non mangio tutta sta, ma basta così. Ti suona il telefono. Non sono io. Quello che gli ha messo la caldaia. Domani sono fatta bella calda. La doccia. Sì, ammazza. Va più che bene. Mi ha messo 1 chilo. Ha Ma mangiato adesso c'è tu? la chiave, la caldaia, non la posso più prendere. Hai mangiato tu? Io sono piena, raga. Maria Sofì, chi viene a farti vedere? Vai a bere l'acqua. Ah, dopo ragazzi, sono già piena. A parte che non ho proprio fame. Questo caldo proprio. Beh. Però non voglio essere maleducata. Bon, comunque il telefonista anonimo era Marco e non era più anonimo. Poi vi dirò nella prossima telefonata. Marco, se mi richiami ancora una volta, visto che non ho memorizzato il tuo numero su questo cellulare, io diramerò il numero, ti avviso. Non mi devi più dare fastidio. Ciao, buon appetito.